Buongiorno, quello che voglio mostrarvi oggi è un sistema semplice ed efficiente per gestire una necessità che spesso si presenta quando si lavora con le maschere, che è quella, ad esempio, di voler visualizzare un'immagine che si riferisca al nostro articolo, quindi l'acqua distillata piuttosto che un altro tipo di tanica, una barra filettata e quant'è. Ovviamente è un esercizio, quindi utilizzerò immagini di tutt'altro tipo. Quindi, se è chiaro il concetto, il problema, voglio che qui, in questo rettangolo, mi venga visualizzata un'immaginetta che si riferisca però, strettamente, ovviamente, sia quella giusta, al nostro prodotto. A questo punto che faccio? Beh, innanzitutto, partiamo dalla programmazione. Esistono diversi modi per affrontare questo tipo di problema, di necessità. Quello che viene normalmente utilizzato è, per esempio, creare un campo fatto apposta, direi io, per esempio un campo immagine, e inserire l'immagine come oggettuale, cioè un oggetto esterno che viene gestito, come dire, solo virtualmente, cioè visualizzato, viene richiamato un player esterno e così via, da Access. Cioè non viene gestito da Access internamente come può essere gestito un dato numerico, un testo e quant'altro, ma viene semplicemente poi richiamato appunto l'applicazione, l'applicativo che in quel momento come applicazione predefinita può visualizzare, fare qualcosa con quell'oggetto. Questo non è un metodo efficiente, la ragione sta nel fatto che se io vado a inserire un'immagine all'interno del database, questa immagine mi viene in qualche modo incorporata. E non va bene come procedura perché ovviamente lo spazio del database, la dimensione del file finale di Access è fondamentale. Più è piccolo il nostro database e più efficiente sarà. Ovviamente esistono anche delle limitazioni alla grandezza del database. Pensate che un file access di tipo MDB 2003 può, come dire, essere grande non più di 2 GB. E quindi se si tratta di dati è una faccenda, se si tratta di dati e immagini la questione inizia a diventare completamente diversa, nel senso che i 2 GB vengono raggiunti in pochissimo tempo. Veniamo a noi. Quindi questa soluzione io non la darei per buona e la eliminerei decisamente. A questo punto che si fa? Utilizziamo uno stratagemma. Innanzitutto ho preso delle immagini e le ho inserite in una cartella. In questo momento il mio database si trova in una cartella sul desktop che si chiama Tut Magazzino. Nel vostro caso, per esempio, quando creerete il vostro database, ovviamente potete creare una cartella ovunque, sul disco CD, su un pendrive. Quindi è importante riuscire a, come dire, ottenere questa informazione. Da dove io sto eseguendo il mio file di Access? Questa informazione ovviamente è conosciuta, è conoscibile. E Access può procurarsi questa informazione. Io quindi ho creato una cartella stabile chiamata Images all'interno della cartella che ospita il mio file HCDB, il mio file di Access, dove poggerò delle immagini e utilizzo un sistema di questo genere, cioè ho dato a un'immagine un numero. Il numero è esattamente quello dell'ID del prodotto, in maniera tale che non avrò bisogno di creare un campo ad hoc per memorizzare il nome dell'ISO. Si può fare in caso di necessità, ma ovviamente, come dire, è molto più efficiente questo sistema. Se ne abbiamo la possibilità, è molto più efficiente associare come nome immagine l'ID, perché adesso vi mostrerò, insomma, come gestire questa cosa con Visual Basic. Quindi veniamo a noi, fuoco alle polveri. Creiamo in visualizzazione struttura, andiamo a prendere appunto l'oggetto immagine, lo trasciniamo, prendiamo un'immagine di default, nessuna immagine disponibile, l'unica che verrà memorizzata stabilmente all'interno di Access. Prendiamo nota del nome di questo oggetto, immagine 16. Quindi chiudiamo.
in maniera tale da salvare, riapriamo e andiamo a vedere un attimo che cosa ci propone Access come azioni. Come faccio a dire ad Access cambiami questa immagine ogni volta che io passo da un prodotto a un altro? Si utilizza l'evento su corrente che appunto andiamo a scegliere routine evento, l'apriamo, che appunto viene chiamato form current. Su corrente che cosa significa? Quello che vi ho detto prima, ogni volta che passo da un prodotto a un altro attiva questa funzione, cioè la funzione che si troverà qui dentro tra l'intestazione della subroutine e la fine della subroutine. Primo passo, abbiamo bisogno di recuperare una informazione, che è questa, adesso la stampiamo in maniera tale da la incollo in maniera tale da farvela vedere. Ecco, l'informazione di cui noi avevamo bisogno è fondamentalmente contenuta in questa variabile di sistema, currentProject.path, che noi assegniamo ad una variabile. Io sto procedendo con una programmazione veramente elementare, dal momento che si tratta di pochissime variabili utilizzate, ovviamente ne evito il dimensionamento e tutte le buone pratiche che poi vi spiegherò strada facendo. Adesso mi concentro sulla programmazione in maniera tale da darvi, come dire, gli elementi essenziali per poter semplificare al massimo appunto i contenuti della programmazione. Quindi dentro la cartella, dentro la variabile myDir, che cosa troveremo? Troveremo ovviamente cose diverse nel mio caso e nel vostro caso, ma fondamentalmente la path che identifica il percorso appunto in cui è posizionato anche solo temporaneamente il database, nel mio caso database 1, che vedete che coincide col nome del database aperto in questo momento e che in qualche modo appunto contiene una cartella a cui voi potete attribuire un nome qualunque che contiene le immagini. Ora, dato che la path noi non la conosciamo, ma la possiamo ricavare appunto dalla nostra bella variabile currentProject.path, e dal momento che abbiamo deciso che la nostra cartella immagini si chiama Images ed è di secondo livello, quindi si trova all'interno della cartella tut magazzino, in questo esempio, noi possiamo ragionevolmente scrivere la seconda riga del programma, e cioè come si chiamerà la mia path? La mia path dove risiederà il mio file? La mia path, quindi è un'altra variabile assolutamente arbitraria, potete chiamarla come volete, e myDir, poi aggiungo a myDir questa stringa, cioè control slash o backslash come preferite, images backslash. Poi aggiungo l'ID o l'ID, cioè il valore di ID del prodotto a cui ci stiamo riferendo, 1, 2, 3, eccetera, eccetera, e poi il suffisso .png o quello che avete voi, .jpeg o .bmp. Ricordate, vi ricordo che il .bmp, i bitmap, sono nativi di Windows e di conseguenza sono meglio supportati, mettiamolo in questa maniera. Quindi, alla fine di tutto questo processo, io posso assegnare al parametro picture della mia immagine, quindi immagine16.picture, che cosa? Tutta la path che mi sono ricavato attraverso questo metodo. Qui il lavoro è finito, non c'è nient'altro da fare. Però potremmo incorrere in qualche difficoltà. Poniamo il caso in cui ad esempio, qualche immagine sia mancante. Allora potremmo fare in modo da assegnare, da far visualizzare al posto dell'immagine mancante un'unica immagine che appunto contiene come dire, la stringa che avete visto prima, appunto, nessuna immagine disponibile, e che io ho chiamato no.png. Questa immaginetta fondamentalmente vi fa vedere questo, nessuna immagine disponibile. Ora, che cosa faccio?
Devo controllare appunto la presenza di un errore. Ci sono varie strategie che io potrei attuare per ottenere lo stesso risultato e effettuare i controlli. Scelgo una strada più semplice, più banale, che però rende tutto molto più comprensibile. Allora, intanto intercetto l'errore. L'errore è prevedibilissimo, per cui non sto nemmeno a dilungarmi su quale tipo di errore dover intercettare. È un'intercettazione generica on error GoTo 10. Che cosa significa GoTo 10? Significa salta alla etichetta numero 10, che adesso ancora non esiste. Noi ne creiamo due, 10 e 20, che mi serviranno per mostrarvi, diciamo così, il funzionamento di un salto incondizionato, che è appunto la funzione GoTo, e che fondamentalmente significa questo: se c'è un errore, allora vai qui alla 10 dove io ti scriverò qualche cosa. È buona pratica mettere un commento che inizia sempre con un apice singolo, dico errore di foto non trovata. E dunque salto lì. Nel caso invece in cui la foto venisse trovata regolarmente, a questo punto io darò in coda alle tre mie semplici istruzioni un salto incondizionato GoTo 20, che significa semplicemente tutto ok. Se arriva alla riga 20 vuol dire che è tutto sistemato. Ecco, quindi adesso dobbiamo semplicemente riscrivere parte di questo codice, adeguandolo ovviamente alle nostre esigenze. E quali sono le nostre esigenze? Adesso ve le faccio vedere. Fondamentalmente ciò che dobbiamo controllare è questo. Dobbiamo dire che la mia path è sempre myDir, che è stata calcolata, che dobbiamo inserire, chiedo scusa, conviene sempre inserirla. Quindi inseriamo anche il terzo comando e così siamo anche più, come dire, vediamo tutto in maniera molto più semplice. E quindi myDir, sapete che cosa contiene? MyPath contiene la path dell'immagine, che in questo caso non è un'immagine variabile dove noi puntiamo a id. Cioè il numero dell'id.png, ma puntiamo a un'immagine specifica, per cui questi elementi congiunti punteranno a un'unica immagine chiamata appunto no.png. Non c'è più bisogno di mettere nessuna variabile qui dentro. E quindi poi il comando finale, quello che assegna l'immagine alla nostra form, è appunto il terzo comando, mi immagine 16, eccetera. Una volta che sarà eseguita, arriverà alla riga 20, tutto ok, e finirà il processo. Quindi a questo punto chiudiamo il nostro Visual Basic e vediamo se tutto funziona regolarmente. Vedete? Nel momento in cui io troverò le immaginette cambieranno. Nel momento in cui non troverà l'immagine, per esempio come nel nostro caso l'ID8, se vado a controllare, vedrò che appunto l'immagine numero 8 non esiste e mi è stata visualizzata in sua vece nessuna immagine disponibile. Spero di esservi stato d'aiuto anche questa volta. Arrivederci alla prossima. Ciao.